Rivoluzione Trasporti a Napoli. Entro il 2023 aprirà la stazione del centro direzionale della linea 1 della metropolitana. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, oggi in sopralluogo sul sito. Le stazioni sono tecnicamente due, centro direzionale e tribunale. I lavori si completeranno nel primo semestre del prossimo anno. Noi i lavori stanno procedendo con celerità, malgrado ovviamente le difficoltà che sono in questo periodo sono anche legate a queste variazioni dei costi che sono diventate veramente molto significative. Il nostro obiettivo è che si completi nel primo semestre del 2023 in maniera da andare in esercizio rapidamente e consentire nel 2023 l'accesso al centro direzionale con la metropolitana. È un passaggio importante sia per il bacino di utenza del centro direzionale e poi immediatamente dopo tutto il bacino giudiziario per la stazione tribunali, ma anche importantissima per la riqualificazione del centro direzionale, cioè un centro direzionale ben collegato con il resto della città è molto più attrattivo. Manfredi ha chiesto che si accelerino i lavori per permettere i passaggi dei treni, anche se l'opera architettonica esterna non fosse terminata del tutto. Il nostro obiettivo è che noi siamo fiduciosi che per fine ottobre il primo treno sarà in linea. Sono sicuro che il ministro Giovannini, prima che cambi il governo, vorrà essere lui a dare l'annuncio dei treni, della possibilità di attivare quel nuovo treno.